temi, come si diceva, dei consiglieri regionali insieme, cioè il mio ospedale, l'ospedale di Asola non è un ospedale mantovano, un ospedale che esiste sul territorio di Mantova, ma noi abbiamo utenti che vengono da Brescia, vengono da Cremona, e quindi mi piacerebbe che quando si fanno delle richieste per il mondo ospedaliero di un certo territorio non sia solo i nostri consiglieri che se ne fanno carico, ma che sia un qualcosa di condiviso. Questo in un'interrogazione è stata fatta, siamo andati in consiglio regionale col sindaco Favalli molto tempo fa, e questo era stato chiesto, che tutti i consiglieri del territorio si facessero carico delle richieste, perché non è solo Mantova, perché Mantova ha dei territori, ma anche qui è confine, è vero che con l'Emilia questo fa più fatica, ma nel senso che ci sono temi che devono essere affrontati non solo da chi ha l'ospedale sul proprio territorio. Seconda cosa, vorrei che questo non fosse affrontato come il tema dell'ospedale di Asola, l'ospedale Sonzate, l'ospedale di Pieve, c'è un tema di piccoli ospedali. Quindi io non voglio fare la guerra per portare ad Asola o portarsi dopo cioè vorrei che ci fosse una politica che pensa, progetta e immagina il futuro di questi ospedali, perché questi salvaguardano i grandi ospedali Mantova. 8-10 ore di pronto soccorso, 12 ore di pronto soccorso, ma perché ad Asola abbiamo un pronto soccorso semivuoto e io vado lì e dopo mezz'ora alla prestazione? Perché non posso avere dei reparti in supporto che garantiscono che un pronto soccorso possa essere efficiente, e invece i miei reparti vengono svuotati e sparpagliati, i medici che venivano e che erano pure contenti di stare lì, sparpagliati ovunque per toppare i buchi. Ecco, io non vorrei fare una cosa prodomo mia, cioè non vorrei dire ad Asola manca questo, manca quell'altro, ci hanno chiuso di tutto, avevamo un reparto di punto nascita che faceva 500 parti, era efficientissimo, l'hanno chiuso per il Covid, non si sa perché, chiudo la pediatria, hanno chiuso, cioè hanno chiuso di ogni, sta diventando un poliambulatorio specialistico, abbiamo Nicchio che si sta espandendo, sta raccogliendo fondi per poter fare ambulatori anche sul nostro territorio, perché probabilmente è molto ambito, cioè se il pubblico mi dice che non è interessato a questo ospedale, il privato dice no, mi interessa perché è un ospedale che ha aperto dopo il Covid, c'è stato detto che era inattivo. Allora se dico, se un ospedale piccolo che ha pochissimi servizi deve essere attivo, con due sale operatorie a cui ha speso 5 milioni di euro chiuse, con un punto nascita che faccia già chiuso, con tutto chiuso, vuol dire che ha una potenzialità enorme, ma perché il pubblico non la coglie? Perché la vera deve cogliere un privato? La poliambulanza è tutta a chiedere se potevamo lavorare insieme. Quindi io le dico, non voglio chiedere niente per Asola come Asola, ma vorrei chiedere che ci fosse veramente una un'idea progettuale per questi piccoli ospedali.